scarichi della KTM del Portoghese e staccare il gruppo anche lui. Immaginiamo un gruppone da 10-11 piloti in testa, ma è che sta facendo veramente agli scarichi della KTM. Finire se non so quanto si è ritirato poi dopo Suzuki e Guevara nella parte conclusiva, nella parte finale della classifica. Vuoi dire qualcosa? Voglio dire innanzitutto, adesso transitiamo sul palco con del tempo che va 1.42 per tutti i piloti di testa attaccano, sì, Rivero, che basta.